Nessuno interviene, la votazione è aperta. Garavini. Polidori. Polidori. Ma va bene, la votazione è chiusa. Favorevoli 132, contrari 292, la Camera respinge. Siamo al 6.126. Parere contrario di Commissione e Governo, favorevole dei relatori di minoranza. Deputato Civati, prego. Molto brevemente, per esprimere la mia delusione rispetto alla scelta della maggioranza di non accogliere nessun emendamento nonostante le diverse formulazioni. Noi ne proponiamo una molto semplice, che farebbe in modo di panare molte questioni, anche molti retropensieri che ci sono intorno a questa partita. Devo dire la verità, in quest'Aula pochi possono parlare con leggerezza, no? Chi è senza peccato scagli la prima pietra o la prima fondazione. Però segnalo che mi pare che si sia persa davvero un'occasione. Non possiamo avere delle fondazioni che fiancheggiano i partiti o singoli esponenti politici o addirittura singoli esponenti di governo, che hanno quindi una relazione con la società molto delicata da chiarire. Non possiamo averle senza una trasparenza che è quella che si richiede per il resto della vita quotidiana, diciamo, ai politici. È un'assurdità logica e dispiace che, oltre a bocciare tutti gli emendamenti, la maggioranza non abbia pensato di fare una propria proposta, anche per chiarire una condizione che riguarda moltissimi esponenti politici di maggioranza, di questa maggioranza o di opposizione, magari della prossima maggioranza. Su questo una riflessione ulteriore andava fatta e mi dispiace che si sia banalizzata la richiesta che viene da molte parti dell'opposizione, ripeto, con formulazioni diverse, con obiettivi diversi, ma con un unico intento, quello di rendere il sistema politico italiano più accessibile da parte dei nostri concittadini, che devono essere informati di ogni cosa che facciamo con molta serenità e molta trasparenza. Grazie. Grazie. Bene, se nessun altro interviene, la votazione è aperta. Stella Bianchi. Ravetto. Bene, tutti hanno votato, la votazione è chiusa. Favorevoli 127, contrari 299.